Ciao amici, farò questo pane con questo tipo di farina, che non è farina, è semola. Dal grano duro si estrae soltanto la semola e questa è integrale, quindi non è rimacinata, è un tipo di farina cappelli Acrux. Eccola qua, vedete. Questa mantiene tutte le proprietà, del grano, quindi è piena di proteine, sali minerali, è molto salutare, però l'allungo con almeno 150 grammi di farina zero, ma anche 100 se volete provare. Bene, ho preparato tutti gli ingredienti e metto in autolisi, la semola e la farina zero. Ok, metto una parte di acqua, non la metto tutta, più della metà ne metto fino a che si bagna bene la farina e poi tengo in autolisi almeno mezz'ora. Qui metto in planetaria, ci aggiungo il mio Licoli. I Licoli sono 90 grammi, avevo rinfrescato parzialmente il mio Licoli mettendo 30 grammi di Licoli, 30 di acqua e 30 di farina ed ho lasciato almeno 2 ore. Ci metto anche il malto, ma soltanto perché ce l'ho, ve l'ho detto già prima e voglio usarlo, visto che ce l'ho, lo metto, ma non è, se volete potete anche ometterlo, eh. E ci metto il sale, un cucchiaino bello pieno. Ok, metto un altro goccino d'acqua e poi man mano che giro, se serve, metterò altra acqua. Bene, vado a girare. Farò dei tagli, ma non è che serve girare tantissimo, eh. Non più di 10 minuti, presso poco. Ok, ci siamo quasi. Ogni tanto, cioè ogni tanto a metà percorso, stacco la massa, la rigiro e faccio girare ancora così. Gli ingredienti si amalgamano bene. Ok. Bene, una volta incordato, eccolo qua, ma bastano 10 minuti senza strapazzarlo molto. Ho preparato un contenitore, l'ho oliato e ci metto dentro l'impasto. Lo lascio rilassare un pochino. Lo lascio un pochino così dentro il contenitore. Dopodiché farò delle pieghe, pieghe in ciotola. Ok, faccio queste pieghe in questo modo e lo tengo a riposo almeno mezz'ora, ma se volete anche di più, non è che deve scattare per forza la mezz'ora, insomma, non dobbiamo timbrare il cartellino, può stare anche un'ora volendo, lo coprite naturalmente, lo copriamo con la pellicola o con un telo, eccolo qua, e andiamo avanti con l'altro giro di pieghe, sempre in ciotola. Ok, come vedete si è rilassato in questo tempo. Faccio l'altro giro di pieghe e dopodiché lo tengo a temperatura ambiente almeno un'ora, in modo che inizia a partire la lievitazione, e poi lo vado a mettere in frigo fino al giorno dopo. Questo perché questo impasto l'ho fatto nel pomeriggio, quindi non ce la farei a fare il pane in giornata. Però, volendo, se iniziate prestissimo la mattina e lo tenete al caldo, ce la potreste anche fare, specialmente se le temperature non sono basse. Bene, la mattina dopo lo tiro fuori, lo tengo almeno 2 ore a temperatura ambiente, in modo che riprende bene la lievitazione, eccolo qua, e poi lo verso sul tavolo, da lavoro e faccio il primo giro di pieghe. E adesso però succede che
pensavo di aver registrato le pieghe e la formatura, invece non so come ho fatto, non mi ha registrato, quindi non avete le sequenze delle pieghe. Ho fatto due giri di pieghe con l'intervallo di mezz'ora e poi dopo aspettato l'altra mezz'ora ho formato un filone, eccolo qua. Mi dispiace adesso per le sequenze, ma faccio tutto da sola e mi è saltato proprio il passaggio. So che siete tutte brave a fare le pieghe, però metterò un link in alto per chi magari non le sa fare. Bene, eccolo qua, dopo all'incirca 3-4 ore di lievitazione, come vedete l'ho messo direttamente sulla carta forno coperto da un telo, ora è pronto e il forno è già acceso, lo preparo perché lo vado poi a sistemare, a far scivolare direttamente sulla teglia infuocata. Faccio velocemente tre tagli, così ma voi fate come credete anche uno al centro, tre tagli, poi li affondo un pochino di più. E nel forno, come al solito, il pentolino che tolgo dopo 10-15 minuti, abbasso poi da 2,40, abbasso a 2,20 dopo una mezz'oretta, e gli ultimi 10 minuti lascio a spiffero. Eccolo qua, vedete che non si è alzato proprio moltissimo, però poi vediamo l'interno che è molto bello. Lascio raffreddare prima di tagliare, anche se io ho tagliato ancora tiepido, vedete? Poi metterò delle fette tagliato freddo, dove si vede, la differenza. Tagliandolo freddo si vedono molto, è più asciutto e quindi si vedono meglio gli alveoli. Bene amici, vi ringrazio della visione. Se volete fatelo questo pane, se trovate la stessa farina o una cosa simile. Perché è molto buono. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! La pantalla.